guarda, 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 guarda questa qui, guarda, mamma mia, guarda te! Oh, ragazze, l'avete visto il matrimonio dell'Harry e la Meghan? Ero invitata anch'io, la regina non ha voluto, antipatica, brutta! Te, te posta, antipatica, antipatica quella lì, eh! Ah, se andavo là, c'era uno schiaffo, guarda! Guardate il Beckham! Oh, guarda! Se lo giri così sembra mio marito, guarda, guarda! C'era anche il clone, mancavo io là in mezzo, ragazze, invece sono tornata oggi, ma non mi invitano a quei matrimoni lì, mi hanno invitato alla cresima, oh signor, guarda, se erano là c'erano 112 cresimanti, oh beh, a un certo punto non ho capito più niente, io ho detto a mio marito, seguiamo quel ragazzo qua, dentro lì, sono andati a mangiare alla sua festa, oh, cacciafera, perché hanno detto che eravamo degli infiltrati, quindi, oh, che ho detto, ignoranti, ho detto, guarda, con la settimana che ho avuto, guarda, guarda, ho comprato, sai, quelle gite lì sui siti dell'Interdet, lì, no, quelle robe lì, come? C'era la gita a Lourdes, 19,90 euro, tutto compreso, anche il miracolo. Oh, così andiamo subito con di te. Ah, ma dovevate venire, ragazzi? Si è sempre in giro a ballare voi. Oh, siamo andati. È che l'organizzatore, l'autista del pullman, ha attaccato il navigatore al contrario, no? Oh, signor. Invece di andare su a Lourdes, andai giù a Napoli. Oh, mamma, così Teresa Fenchi a Napoli. Mi fa, andiamo a vedere la Madonna di Pompei. Sempre Madonna, ma Madonna di Pompei. Ma perché poi c'erano con me dei pellegrini, pensate, c'erano due sposini che 20 anni fa non riuscivano ad avere i bambini. Allora io ho dato il consiglio, ho detto provate, andate a Lourdes, accendete le candele e vedrete che miracolo che verrà. Sono andati a Lourdes, hanno acceso le candele, li ho ritrovati dopo 20 anni, ci avevano 12 figli e li ho visti lì sul pullman, no? Io ho detto, cosa state facendo? Dopo 12 figli, ho detto, state andando a ringraziare la Madonna. E lui mi fa, no, stiamo andando a spegnere le candele. Te, oh, ma pazienza. Che robe, guarda. Oh, che robe. C'era anche la mia amica. Lei si fa chiamare la Catherine. Ma se chiama Caterina Naterona. Oh, guarda, la taper, guarda. Anche lei ha la figlia che si è sposata, non riesce ad avere i bambini. Oh, adesso non riescono mai a fare i figli adesso. Fia, anche lei l'anno scorso è andata da Lourdes, lì, da Lourdes. Però, visto che sua figlia è andata là a pregare, sarà che lei è un po' una terrore? Sarà che si è spiegata male o la Madonna non ha capito? È rimasta incinta l'altra figlia di 16 anni. Oh, signor, un dramma! Che poi suo marito, no? Al cugino che è carabiniere. Ah, che era anche lui. Ah, c'era anche lui. Perché lui è riuscito ad avere due bambini, ha due gemelli. E che uno dei due non parlava bene, no? Gli fa, allora mi vola, lo butto nella fontana, vedrai il miracolo. Prende il bambino, va là a Lourdes, lo butta nella fontana, il bambino si alza e fa, papà, ma sei scemo? Oh, miracolo, il bambino ha parlato. Miracolo, cosa fa? Telefona alla moglie a casa, gli fa, oh miracolo, il bambino ha parlato, gli fa, cosa ti ha detto? Mi ha detto, papà, ma sei scemo, e la moglie, ci credo, hai portato il bambino che parla, te, oh che robe, guarda, oh ragazze, guarda, Sabrina, dov'è la mia Sabri? Sì, la tua Sabri. Zia, ti canto una canzone dedicata a te. A me, mi viene da piangere. Cervello guarda. Piccolo.